sono Camilla e benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto notare non c'è la solita location perché non sono a casa mia in questo momento, ma ho deciso lo stesso di girare questo video perché, come avete potuto leggere dal titolo, mancano soltanto 15 giorni alla mia partenza. 15 giorni e la mia vita subirà un cambiamento totale perché partirò per l'America. Innanzitutto, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Camilla e sono una futura exchange student, anzi potrei dire quasi exchange student ufficiale dal momento che tra 15 giorni partirò definitivamente, che trascorrerà il prossimo semestre in America, precisamente nella città di Bristol, nello stato di Rhode Island. Cosa è successo in questi ultimi mesi? Allora, innanzitutto ho ricevuto la mia host family. Ebbene sì, ho ricevuto la mia host family che vive, diciamo, in un paese confinante a Bristol che si chiama Walden e è formata da una mamma, un papà, un bambino di 13 anni e una bambina di 12 che, diciamo, hanno deciso di ospitarmi e per questo li ringrazio infinitamente, vedo un momento che non ci speravo più, devo dire, perché è sempre una grande preoccupazione per noi exchange student l'attesa della famiglia, in quanto non si sa mai chi potrebbe decidere di accoglierti o quale tipo di famiglia ti capiterà. Non si sa niente, non si sa nemmeno dove si può capitare, però diciamo che questa host family che ho ricevuto è il massimo per me. Amano la musica tutti i membri della famiglia, sono tutti gentilissimi, ho parlato con la mamma, col papà, con i due bambini. Sono davvero eccezionali, io sono contentissima di essere capitata in una famiglia come loro. Ultimamente sto parlando spesso con la mamma su Facebook, diciamo che mi ha inviato subito la richiesta di amicizia appena ha saputo di me e ha scritto anche un post per, diciamo, manifestare il suo entusiasmo nel mio arrivo, e in ogni messaggio che ci scriviamo lei mi scrive sempre che è molto eccitata per il mio arrivo, mi chiede come sto, cosa faccio in questi ultimi giorni, diciamo, in Italia, e soprattutto cosa voglio fare quando arriverò da loro, e mi dice sempre che hanno pianificato un sacco di cose da farmi fare appena arriverò là. Io sono contentissima di questa cosa perché sono, diciamo, una famiglia che viaggia molto ed è uno dei requisiti più importanti per me dal momento che io amo viaggiare e vado in America per questo. E sono stracontenta di avere questo tipo di famiglia, sono davvero felicissima, non potevo desiderare di più, sono eccezionali, io non vedo l'ora di conoscerli, non vedo l'ora di arrivare lì. Inoltre mi sono arrivati i voli, infatti tra 15 giorni dovevo partire da Roma e fare 9 ore e mezza di volo per arrivare a New York, dove ci sarà il soft landing camp che, diciamo, mi terrà occupata per 5 giorni a New York insieme a tutti gli altri exchange student, non solo italiani o di estati, ma anche di tutti quelli che sono associati con Education e che quindi faranno questo percorso. In questi 5 giorni a New York sosterremo, diciamo, un albergo e visiteremo tante zone di New York, specialmente Manhattan, Central Park, e abbiamo poi tutto il programma di tutte le attività che faremo. E, diciamo, avremo modo di confrontarci con degli esperti durante i meeting e con tutti gli altri exchange student, come ho già detto, non solo italiani ma anche degli altri paesi. Dopo questi 5 giorni ogni exchange student andrà dalla sua famiglia ospitante. Infatti io avrò un'ora di volo per arrivare a Providence, che è la capitale del Rhode Island, dove mi aspetterà la mia famiglia e io non vedo l'ora di conoscerli, sono davvero contentissima. Ho ricevuto inoltre la mia tutor americana, che si chiama Eleanor, che è anche lei molto contenta di conoscermi, infatti la scriverò al più presto, diciamo, per metterci d'accordo, e lei ha detto che verrà a trovarmi e a decidere con me, diciamo, le varie cose riguardanti la scuola e le materie che dovrò scegliere, il mio adattamento nel placement, e sono molto contenta anche di questo. Ora sono qui per rispondere a tante domande che mi sono state fatte in questo periodo, come ad esempio quali sono le ultime pratiche da fare prima, diciamo, della partenza. Allora, innanzitutto sono stata a fare il visto a Napoli, nell'ambasciata americana. Posso tranquillizzarvi, non è assolutamente niente di cui preoccuparsi, come pensa invece molta gente, perché si va dal console, vengono fatte delle domande sul perché vuoi partire, quali saranno le materie che studierai, cosa studierai, se sei motivato a partire, e poi domande di carattere generale per, diciamo, avere un'idea sulle persone che verranno introdotte, diciamo, nel continente americano, e quindi
decide no se ti lascia il visto, ma alla fine è una scelta quasi ovvia e quindi il mio visto è arrivato e devo andarlo a prendere tra poco. Poi sono stata nella mia scuola dove mi hanno dato il programma di tutte le materie che dovrò studiare in contemporanea al programma inglese, perché quando tornerò in Italia dovrò fare degli esami, diciamo, per verificare se ho studiato tutto il programma italiano in contemporanea a quello inglese, perché diciamo vogliono un parallelismo tra tutti e due i programmi di studio, quindi dovrò studiare anche il programma italiano purtroppo, e non so se sono pronta a farlo, ma devo per forza, altrimenti non so se mi riammetteranno a febbraio, quindi diciamo che dovrò studiare entrambi i programmi. Una domanda che ho ricevuto spessissimo in questo ultimo periodo è: come ti senti? Questa penso sia una delle domande più difficili, perché mancano soltanto 15 giorni. In questo periodo che ho vissuto, ho cercato sempre di pensare il meno possibile al fatto della partenza, perché lasciare tutto, lasciare le cose a cui si è abituati, lasciare la propria famiglia, i propri amici, la propria stanza, il proprio paese, la propria nazione, non è una cosa molto semplice come molte persone possono pensare. Non è così scontato come molti dicono. Ah, tu vai in America? No. No, non è così semplice. Non è così semplice abituarsi all'idea di andare in un posto completamente nuovo, dove la gente parlerà una lingua completamente diversa, ragionerà in modo completamente diverso, avrà un modo di vedere le cose che non si avvicinerà nemmeno lontanamente a quello che noi possiamo immaginare in Italia, e la vita sarà completamente diversa. Io non so se sono pronta a questa esperienza, non lo so, sono convinta. Questo sì, sono convinta perché so che questa cosa può aiutarmi in tanti aspetti della mia vita. Però non so se sono pronta. Probabilmente altri exchange student diranno che sono carichi, però penso sia normale un po' di ansia prima di partire. E poiché mancano soltanto 15 giorni, non ho consigli da dare a chi mancano soltanto 15 giorni prima della partenza. So soltanto che io ho paura di quello che mi aspetterà in America. Non so cosa potrò trovare, non so le persone che conoscerò e non so se mi sentirò sola o avrò bisogno di qualcuno vicino a me che abbia un modo di pensare simile al mio. Però so soltanto che io ci voglio provare. Ci voglio provare e sono convinta, voglio andare fino in fondo a questi 6 mesi, voglio viverli al meglio perché so che sarà un'esperienza indimenticabile. E sì, ho l'ansia, se è questo che molte persone si stanno chiedendo. Ho ansia e ho paura, ma allo stesso tempo sono convinta. Sono convinta e sono felicissima di poter intraprendere questa esperienza e mi sento fortunatissima a pensare che tra 15 giorni sarò su un aereo diretto a New York. Sono un mix di emozioni che non saprei nemmeno manifestare. Infatti sto parlando senza aver scritto niente o pensato niente prima di accendere la telecamera. Sono un mix di emozioni, sono ansia, paura, sono nostalgia già adesso. Sono anche tristezza, ma sono anche determinazione. Sono anche eccitazione e sono anche voglia di andare avanti e di scoprire cosa mi aspetterà, perché queste esperienze vanno vissute così. Alla fine tutte le persone che entreranno a far parte del vostro percorso in questo periodo che voi trascorrerete all'estero altre volte nella vita, e sono contenta di questo, sono molto contenta. Ringrazio tutte le persone che hanno guardato questo video. Se vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace e a iscrivervi al canale Camilla Ace, dove potete trovare tutte le informazioni dell'info box, dei miei contatti e del mio blog Ace's Blog, che aggiornerò a breve, dove scriverò diciamo tutto quello che vivrò in questi 5 mesi.
io non posso far altro che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video e per aver condiviso questo piccolo scorcio della mia esperienza con me. Da Camilla è tutto, un saluto, a presto!